La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da qualche settimana e già sono nati i primi scontri e le prime incomprensioni. Gli inquilini pian piano si stanno conoscendo e ambientando tra di loro, ma non sono di certo mancate le prime strategie e le prime critiche nei confronti di altri compagni. Se nei giorni scorsi al centro delle polemiche c'era stata Jessica Morlacchi, considerata da alcuni una persona costruita, per niente spontanea, che esagera nelle reazioni e nelle situazioni ai fini delle dinamiche e del gioco del reality di Canale 5, nelle ultime ore, a finire al centro dei riflettori è toccato a Luca Calvani. Pamela Petrarolo, confrontandosi e confidandosi con Ilaria Galassi, si è lasciata andare ad uno sfogo criticando e lamentandosi dell'atteggiamento assunto dall'attore nei suoi confronti. A far andare su tutte le furie la GFina è stato in particolar modo un commento di Luca Calvani, mentre lei era intenta a lavare le tazze. Grande Fratello, Luca Calvani criticato da Pamela Petrarolo. Ecco le sue parole. Lui è particolare, non lo riesco a capire. Mi ha detto di metterle a sgocciolare nel gocciolatoio. Ma io penso. Puoi anche stare zitto. Non ti ho chiesto dove metterli i bicchieri. Mi dà fastidio il modo che ha di dire le cose, sembra pensare di potersi rivolgere a tutti allo stesso modo, ma dovrebbe ricordare chi ha davanti. Sono una donna di 47 anni e una mamma, dopo aver ascoltato le parole e lo sfogo dell'amica, Ilaria Galassi ha espresso il suo pensiero, trovandosi d'accordo con quello di Pamela. Quest'ultima ha poi aggiunto: non deve sempre mettere bocca su tutto, diventa pesante. Mi dà fastidio, mi dispiace dirlo, sembra di stare a scuola, e neanche mia madre mi sgrida così. Poi è il modo in cui dice le cose, io non disturbo le persone mentre fanno le cose, apprezzo quello che fanno in qualsiasi modo lo facciano. Non può sempre riprendere e dire la sua. Non è sempre necessario. Lasciami stare.